E ben ritrovati! Anche oggi altra giornata, altra top. Ditemi una cosa, com'è la vostra vita? La state vivendo al massimo? Se non lo state facendo, allora guardatevi assolutamente questo video per ricevere un po' di ispirazione da ragazzi e bambini diversi da noi, che comunque ce la mettono sempre tutta. Alcuni nascono diversi da altri, altri ancora cambiano durante il tempo. Non intendo il carattere, ma proprio fisicamente e mentalmente, sia nel bene che nel male. Nel mondo esistono molti bambini con capacità o problemi unici che tutti i giorni fanno del loro meglio per vivere. E oggi andremo proprio a vedere questi bambini che sono davvero speciali e diversi da chiunque altro. Se siete pronti e avete preparato la tastiera per commentare, cominciamo con il video. Riley Horner. Per questa bambina sedicenne, svegliarsi la mattina vuol dire rivivere sempre la stessa giornata, cioè l'11 giugno 2019. Esatto, un po' come nel film Memento, che se non avete visto fatelo subito essendo un must watch. Comunque sia, Riley Horner l'11 giugno 2019 aveva un importante saggio di danza, nell'Illinois, il suo paese natale. Ma non sempre le cose vanno come si vorrebbe e un ragazzo è inciampato cadendo sopra di lei durante l'esibizione. Questo le ha fatto prendere una fortissima botta in testa. Dopo averla portata in ospedale, i dottori si sono accorti che qualcosa non andava, facendo ovviamente un controllo accurato. Il giorno dopo si era svegliata sul letto spaventando sua madre e suo padre, dicendo che doveva andare a ballare al saggio scolastico. Ovviamente non aveva alcun ballo da fare ormai. Ogni giorno le raccontano di nuovo tutto da capo su ciò che è successo e la aggiornano sul mondo circostante. Lei vorrebbe diventare una dottoressa, per questo continua a studiare, ma ogni volta riceve un compito diverso dalla scuola e non ha la minima idea di cosa fare. I dottori però le hanno assicurato che c'è un rimedio, ma la strada è lunga e abbastanza incerta, visto che il suo caso di amnesia è uno dei più rari del mondo. Sophie Green. Questa bambina adora danzare, ma è nata senza braccia. Grazie alla forza di volontà non ha mai ceduto e con gli anni ha imparato a utilizzare le sue gambe per vivere al meglio. Si chiama Sophie Green e oggi ha quasi 10 anni. È stata adottata nello Utah da Jeremy e Christiane. Sapevano benissimo che sarebbe stata dura allevare una bambina del genere, ma non volevano assolutamente lasciarla andare. Non si aspettavano però di scoprire quello che sarebbe successo gli anni dopo. Lei era in grado di badare a se stessa utilizzando solo le sue gambe. Disegnava, pitturava, scriveva e addirittura riusciva a prendere le posate con i piedi. Ehi, voi non siete autorizzati a farlo, lei sì, per un motivo molto ovvio. La sua vita è molto frenetica perché è la settima bambina ad essere stata adottata nella famiglia. In totale sono in 10, di cui 3 sono i figli naturali. Narayana. In Yakutia, un paese nella bellissima Siberia, possiamo trovare una bambina chiamata Snow White, tradotto letteralmente neve bianca. Per via della sua pelle e della sua bellezza unica, introvabile in altre parti del mondo, è bianchissima e ogni foto scattata a lei diventa una cosa davvero magica secondo i fotografi. Tantissime riviste continuano a chiederle di posare e viene sommersa di richieste di lavoro ogni mese. Ah, ha solo 10 anni, poverina. Pensare che a me solo mia mamma diceva che ero bello a 10 anni, nessuno mi sommergeva di richieste per fare il modello, ma questa è un'altra storia triste, eh? Tornando a noi, è nata in una famiglia normalissima, ma è l'unica ad essere albina e con i capelli completamente biondi naturali. Per ora i genitori, nonostante tutte le richieste, hanno deciso che non è proprio il momento di farle fare una carriera nel mondo della moda e farle decidere quando sarà più grande e potrà scegliere con la sua testa. Tessa Evans. Tessa Evans è nata con una malformazione genetica che le ha impedito lo sviluppo del naso alla nascita, quindi la bambina senza naso. Non può sentire odori e profumi e vi assicuro che è davvero una brutta cosa. Noi siamo abituati a sentire ogni cosa con il nostro naso e non facciamo mai caso a quanto sia davvero importante questa parte del corpo. Sin dalla nascita il suo viso ha cominciato a deformarsi a causa di questa cosa e a 2 anni la situazione sembrava davvero disperata, ma i medici le hanno installato un apparecchio in grado di farle sentire parzialmente gli odori e ovviamente respirare. E forse è in programma un'operazione particolare per farle avere dei setti nasali e ovviamente un naso. Ma ancora nulla è certo. La piccola vive ogni giorno al massimo e sorride a più non posso. Se siete interessati a vederla e sostenerla, ha anche una pagina Facebook. Justin Simbidis. Questo ragazzo è ancora oggi un mistero e molti non riescono a capire se sia vivo o morto. Ma andiamo con ordine.
prima voglio spiegarvi di quale malattia soffre o soffriva. Justin Simbidis ha la progeria, una rarissima malattia che causa l'invecchiamento del corpo ad una velocità impressionante. Soltanto la mente del soggetto rimane all'età giusta, quindi anche se si hanno 10 anni mentali il corpo potrebbe dimostrarne 50. E questo vuol dire che moltissimi non sopravvivono oltre i 20 anni. Aveva aperto un canale YouTube 7 anni fa dove postava periodicamente video. Si chiama SimFocus 15 e caricava vari freestyle rap visto che gli piaceva il genere, ma dopo un anno di attività piena aveva smesso non facendosi più sentire in alcun social network. La sua pelle in quell'anno era peggiorata tantissimo. Molti per questo motivo pensano ormai sia morto e gli hanno anche dedicato dei video. Altri pensano sia vivo ma in condizioni molto difficili. Charlotte Garside. Lei è la bambina più piccola del mondo, soffre di un tipo di dwarfismo rarissimo chiamato dwarfismo primordiale. Il dwarfismo onanismo è una malattia che blocca la crescita in altezza delle persone, ma il caso di Charlotte è sempre stato il più grave. Ha solo 3 anni ed è alta quanto i suoi giocattoli preferiti. I dottori hanno detto ai genitori che sfortunatamente non supererà mai 60 cm di altezza. Per questo comprano sempre i vestiti delle bambole oppure se li fanno fare su misura. La piccola pesa solo 500 grammi tutt'oggi ed è entrata nel Guinness dei primati. Tanti si fermano a fare foto con lei, nonostante questo grande problema vive la sua vita a mille e non si arrende mai. I genitori ovviamente la sostengono al meglio delle possibilità. Muin Bachonaev. Anche questo bambino ha battuto un Guinness World Record, anche se non penso fosse sua intenzione. Possiede le sopracciglia più folte e lunghe del mondo tra i bambini, più di 5 cm di lunghezza. Ha solo 11 anni ma è famosissimo in Russia e ha conquistato le attenzioni di molte persone perché già alla nascita queste incredibili sopracciglia gli toccavano le labbra e tagliarle non serve quasi a niente visto che in poco tempo ricrescono. Ma lui ha ripetuto più volte che non è nulla di eccezionale e che vuole essere trattato come qualunque altro bambino. Gioca, va a scuola e ha delle passioni. Secondo i medici il gene che si occupa dello sviluppo dei peli in quel punto è molto diverso da quello degli altri bambini a causa delle droghe che assumeva la madre durante la gestazione. Infatti vive con il padre. La madre non si capisce bene se li abbia abbandonati o sia stata cacciata, ma in qualunque caso è un bene che non sia lì a rovinargli ulteriormente la vita. Cristina Pimenova. Guardatevi un attimo queste foto. Come vi sembra? Sicuramente non somiglia per niente ad una bambina, ma è proprio ciò che è in realtà. Nata nel dicembre del 2005, sin da quando aveva 10 anni, i genitori avevano visto una bellezza spiccata in lei. Qualcosa di davvero unico, e non solo loro. Anche moltissimi giornalisti e importanti siti di moda. Nel 2014 una famosa rivista chiamata Woman Daily Magazine l'ha definita la bambina più bella del mondo. Nel 2015 è stato nella copertina di Vogue Kids e nel 2016 è stato mandato in onda un documentario su di lei da RTL Television. Insomma, il suo curriculum non scherza mica e ha solo 13 anni ad oggi. E non è finita qua, ha già recitato un ruolo in un film italiano fantasy che uscirà nelle sale, cioè Creators the Pest. Subito dopo che aveva finito di recitare nel film The Russian Bride. E adesso mi chiederete se, poi? Poi chi lo sa, cosa altro l'attende? John Carl Quirante. Questo bambino era nato con un problema molto particolare e come per tutti gli altri molto raro. Lui ha molti denti in eccesso, che hanno continuato a crescere durante gli anni, fino ad arrivare a ben 300 in più. Secondo il dentista ha bisogno di estrarli prima possibile, prima che sia troppo tardi e creino problemi. Così c'è stata la prima operazione. Ne sono stati rimossi 40 e da allora ha vissuto più o meno normalmente. Ma ad oggi i suoi genitori hanno fondato un po' di gruppi e pagine Facebook e sul web in generale per raccogliere altri soldi e magari togliergli completamente tutti gli altri denti. Dylan Torrens. A volte alcuni bambini nascono con malattie talmente rare che sono gli unici a possederle e questo riguarda Dylan Torrens che ha una malattia così rara che è l'unico portatore esistente conosciuto al mondo. Non riesce a parlare o camminare, ha molti attacchi di epilessia e non ha il minimo interesse nel mondo e su ciò che gli sta intorno. Per farlo mangiare sono costretti a volte a usare la forza perché non ha nemmeno l'istinto di sopravvivenza. E i dottori 3 anni dopo la sua nascita hanno capito il perché. Ognuno di noi possiede 23 paia di cromosomi molto importanti. Nel caso di Dylan il 15esimo paio di cromosomi si è diviso in rami per poi triplicarsi, crescendo a dismisura. Non esiste ovviamente una cura e sfortunatamente vivrà così per sempre. E che dire, con questo concludiamo. Come avete visto ci sono molti bambini, ragazzi, ragazze che hanno davvero delle grandi difficoltà nella vita, eppure alla fine ce la mettono tutta, quindi forza e coraggio.
Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e condividetelo. Se non siete iscritti fatelo ora e alla prossima gente con un nuovo video sempre qui. L'unica cosa che molti criticano è la madre, il fatto che stia esagerando iscrivendola a così tanti lavori a soli 13 anni, ma non sanno che è proprio la bambina a dare la conferma per tutto ciò, perché da grande vuole diventare la modella e l'attrice più famosa del mondo.